Ciao Marcello e ciao a tutti gli amici di Topland e agli amici di WhatsApp di Topland. Mi sono prefissato di non fare molti video durante la stagione estiva, infatti questo è il primo dopo quello del rincaro abbonamenti, perché so benissimo che in questo periodo i giudizi cambiano di giorno in giorno, un giorno si è tristi, un giorno si è allegri. Dipende dagli acquisti, dipende dalle cessioni. Detto questo, un paio di cose, visto che ho deciso di fare un video, le vorrei dire. La prima riguarda Bonucci. Allora, a me sinceramente che Bonucci sia andato al Milan interessa abbastanza poco. È stata una sua decisione, evidentemente alla Juve non poteva più rimanere, come è emerso. E sono d'accordo senz'altro con Marcello Chirico e con altri juventini che dicono che insomma il prezzo non è stato adeguato al valore del giocatore e che doveva essere senz'altro più alto. Però così è stato, pazienza, guardiamo avanti. Quello che non mi piace invece è questi discorsi, allora dalla frase di Bonucci che ha detto praticamente alla domanda su Cardiff ha detto: "Ah, Cardiff non importa più niente, guardiamo avanti." E quella di Barzagli che ha detto: "Solo noi sappiamo la verità." Cari ragazzi, va tutto bene, è certo che solo voi sapete la verità, però, caro Bonucci, mettiti nei panni degli Juventini che si sono sobbarcati una marea, 20 ore di pullman o quanto sono state per andare fino a Cardiff a tifare la Juve e soldi che hanno speso e soprattutto magari soldi che hanno dovuto faticosamente risparmiare, perché non tutti prendono i soldi che prendono i calciatori, benché meno quelli che prendevi tu e soprattutto quelli che andrai a prendere tu al Milan. Quindi un pochino di vergogna in queste cose. Cioè, se veramente hai provocato qualche problema nello spogliatoio, anche nell'intervallo di Cardiff, sinceramente il mio pensiero va a tutti quelli che sono andati là con enormi sacrifici e che hanno visto un bel primo tempo e un secondo tempo un po' allo sbando. Io mi auguro sinceramente che tutto questo non sia vero e che la Juve abbia perso semplicemente perché non ce la faceva più e per colpa di due giocatori zoppi. Altrimenti, sinceramente, archiviarla con un "e tanto quello è il passato" è proprio una cosa che non va bene. Detto questo, invece sul mercato, un'ultima cosa, mi piacerebbe un pochino meno di immobilismo perché insomma è vero che è arrivato Douglas Costa, ma con anche la partenza di Bonucci direi che di reparti da sistemare ne abbiamo abbastanza. Ora servono anche due centrocampisti forti e se Schick non arriva serve anche un vice Higuain. Ad ogni modo, massima fiducia nella società e massima fiducia in Marotta e Paratici, perché da 6 anni ci consegnano una squadra che vince. Però vorrei chiudere dicendo che a mio avviso esiste solo una categoria di acquisto, quello indispensabile. Cioè, secondo me, se un giocatore è realmente forte, realmente indispensabile, è realmente utile secondo i dirigenti e soprattutto secondo Allegri, va preso, punto e basta. E non bisogna avere il braccino dei 5 milioni più, 5 milioni in meno, 1 milione più, 1 milione in meno. Perché se il giocatore è forte, ci metto anche 10 milioni di più. Se il giocatore non mi cambia la vita, sono troppi anche quelli che gli proponi, sia a lui che alla società per acquistarlo. E quindi cerchiamo di comprare realmente ciò che ci serve. Ciao a tutti.